Ciao a tutti ragazzi, sono Ken qualcosa Ren. Questo video già l'ho registrato tre volte, quindi siccome già l'ho registrato tre volte mi scoccio di ridire sempre le stesse cose, andiamo a super velocità. Fium! Ok, siamo sui Cavalieri dello Zodiaco, sì, che è il nome originale in giapponese, ovvero in giapponese si chiama Cavalieri dello Zodiaco e non Senseiya. Senseiya è per gli ignoranti, Cavalieri dello Zodiaco is for men o qualcosa del genere, a noi non ci interessa. Quello che ci interessa è capire come installare questo gioco dalla grafica bellissima che vi brucerà il telefono in 5 minuti. Quindi, se avete intenzione di giocarci sul cellulare, non guardate assolutamente questo video perché vi bruciate il cellulare in tipo 4 secondi netti. Se ci volete giocare da computer, assicuratevi di avere un computer decente perché questo gioco vi brucia pure il computer. Non si capisce come è un gioco per cellulare che riesce addirittura a stancare un gioco perché, c'è un computer, è una cosa un po' con gna 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 gna. Però ok, ci siamo, quelle siamo sempre solite cose, shalala, shakwara, sapivagnese. Andiamo avanti con il discorso. Allora, come installare questo bellissimo gioco dalle bellissime sembianze, dalle bellissime tutto, troppo bello, fantastico, fantastico. Come installare questo gioco è semplice. Allora, come prima cosa apriamo il browser. Il browser è, in parole povere, Firefox, Internet Explorer, Chrome o qualcos'altro, Opera. Ok, quindi quelli sono, insomma. Quindi una volta che... Una volta che apriamo il browser, andiamo a cercare APK pure. Logicamente voi direte: Fabio, perché a te sopra sta scritto HTTPS m.apk? Perché essendo sull'emulatore mi calcola come se fossi un cellulare. La M sta per mobile, quindi automaticamente questa è la versione più leggera, versione mobile, quindi automaticamente per cellulare. Ok, detto questo, chiuso questo discorso, aprendo un'altra vignetta, un po' la più... Un attimo solo, un attimo di off topic. Se devi iniziare una partita, mettiti su Netgear, che poi devo caricare. Ok, allora dopo laghi. Quindi stavamo dicendo, andiamo sulla pagina di APK pure. Ci siamo, perfetto. Quindi sulla pagina di APK pure... Vediamo come prima cosa che salta all'occhio, proprio senza se, senza ma, senza perché, senza forse, senza domani, dopodomani e Gianfrancesco e sa, APK pure ci dice subito: usa APK pure app, che è più semplice, e ti esce il bellissimo tastino per scaricare. Quindi clicchi il fantastico tastino per scaricare, ti porta alla pagina per scaricare la fantastica app di APK pure, troppo bella, fantastica. E quindi la scarichiamo. Una volta scaricata questa fantastica app, bellissima, dalle bellissime sembianze, andiamo sullo sfondo di quello che è l'emulatore o il cellulare, quello che state usando, non me ne può fregare di meno. E quindi ci troviamo APK pure. Una volta logicamente installata, io già l'ho installata, non vi ho fatto vedere come si installa, ma è facile, installata. Olè, uoppa! Quindi clicchiamo su APK pure e apre il fantastico programma, fantasioso, bellissimo, imperiale oserei dire, di APK pure. Quindi una volta che si apre APK pure, che sembra un po' lento a caricare, mi dice che vuole darmi un aggiornamento, no. Ora, o scriviamo qua sopra dove c'è scritto la barretta del cerca, scriviamo Senseiya, o scendiamo un pochino più giù, e ci esce direttamente qua. Ci clicchiamo sopra in maniera cattiva, prepotente, come se dovessimo picchiarlo, e ci esce ci esce scritto installa. A me logicamente c'è scritto open perché già l'ho installato. Bravo Fabio, sei intelligente. E quindi a voi uscirà scritto installa. Cliccate su installa e ci metterà la bellezza di 7 ore, 7, contate, perché ci sono troppe persone che lo stanno scaricando, hanno problemi, e quindi automaticamente ci vorrà la bellezza di 7 dannatissime, fottutissime ore. Quindi quindi quando stasera andate a dormire, se vi piace il gioco, mettete a scaricare questo fottutissimo APK da APK pure, 7 fottutissime ore perse nel nulla, nel vuoto, fottete la connessione a chiunque stanotte non vuole dormire, e domani mattina vi trovate il gioco. Detto questo, andando avanti con il discorso, una volta installato il gioco ci ritroveremo praticamente a un tutorial che è inutile che ve lo faccio vedere, perché che ve lo faccio vedere a fare, non ve lo posso manco far vedere. E quindi ci ritroveremo nel gioco. Da precisare che allo starting, quindi quando uscirà la scritta start, vi chiederà di selezionare il server. Ci sono vari server, S1, S2, S3, S4, S5 e pure S6. Ogni server ha un nome, esempio S1 Pegasus, S2 Cigno, S2 Andromeda, l'ho detto due volte S2, vabbè avete capito il senso.
la differenza tra i vari server è 0, ovvero se io sto su S1 e un mio amico gioca su S6, possiamo tranquillamente fare le missioni insieme, le cose insieme, possiamo tranquillamente fare qualsiasi cosa insieme, non c'è nessunissimo problema di nessun tipo. L'unica cosa di cui non sono a conoscenza è se le legioni, ovvero i club, i clan, come li vogliamo chiamare, vengono condivisi nei vari server. Quindi se io sto su S4, se posso entrare in una legione, perché qua si chiamano legioni, in una legione creata sul server S1. Questo non ne sono a conoscenza, forse non lo voglio neanche sapere. Ora ci clicchiamo un attimo, giusto per curiosità, proprio per curiosità mentale. Quindi legioni, dov'è legioni? Legioni, legioni, legion, eccolo qua. Quindi legion mi esce, legion rank, non mi esce nessuna. Cioè, non mi esce scritto da dove è stata creata. Quindi probabilmente si può creare da qualsiasi. Cioè, anche se uno è su S4 e l'ha creata, io su S1 posso entrare. Ok, detto questo, consiglio finale, fatale, è che per ragioni per cui il fatto S1 è il server più vecchio, anche se il gioco è aperto da 5 giorni, è il server più vecchio, è il server che è perennemente pieno. Siccome è perennemente pieno, ha perenni problemi. Ora voi direte, quindi perché dovrei entrare su S1? Il fatto che ha perenni problemi e quindi ogni tanto crasha l'app, ogni 3 secondi il server lag, eccetera, eccetera, vi manderanno un sacco di cristalli per farsi perdonare. Quindi automaticamente, siccome tutti vogliamo i cristalli per poter avere personaggi nuovi, attualmente conviene giocare su S1, perché ogni 2-3 il gioco ti dirà errore, 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 errore e ti regaleranno i cristalli. Logicamente è una cosa che penso che sistemeranno molto molto a breve, quindi è una cosa da approfittarne proprio al secondo, cioè al momento. Cioè, se state vedendo questo video tra già 5 giorni, non andate su S1 perché niente. Se lo state vedendo ora, andate su S1 perché il server dà ancora problemi e vi regalano le cose. Ora, finito il tutto, finito come, cioè spiegato come entrare, anche se in maniera molto blanda, in maniera molto veloce, pane e puparola, facciamo un pull veloce perché so che mi portate fortuna, che mi state dando il vostro cosmo, rimanendo in tema di Saint Seiya. Quindi so che mi state dando parte del vostro potere mentale e psicologico, facciamo una bella pullata da due, ben due, ben due, ben due ragazzi, ben due, non due multisummon, due pull e basta. E andiamo sulla costellazione non di Aquarius, perché Aquarius già ce l'ho, ma Aquarius, vicino ad Aquarius, chi ci deve stare? Ci deve stare Scorpione. Quindi andiamo sulla costellazione di Scorpione, anche se questo è un banner a tema Gemini, in cui Gemini è re Tap, quindi dovrei andare sulla costellazione dei Gemini, ma a me di saga di Gemini non me ne può fregare di meno, quindi automaticamente andiamo su Scorpione, a patto che io lo trovi. Perché il mondo è infinito, quindi Pandora, Camaleonte, me ne frega un cazzo. Hades, di cui Hades non c'è ancora nel gioco, sarà inserito più là, perché nella versione cinese c'era Hades, qua non c'è. Però dopo sarà inserito, quindi un giorno quella costellazione servirà a qualcosa. Capricorno esce a tutti, non si sa che problema c'ha, ma esce a tutti, come, un po' come una zoccoletta di quartiere, ce l'hanno tutti, ma nessuno lo dice. Bla bla, no. Assolutamente non è quella che voglio io. Unicorno, unicorno, proprio sì, la costellazione dei miei sogni. Sion, Sion, non so se sia la costellazione dell'Ariete o se sia un pezzotto dell'Ariete, in modo che ti esce Sion dell'Ariete. Non so se sia un pezzotto per differenziare Mu e differenziare Sion, però niente. Andiamo avanti col discorso. Pane rosso e puparole, sciacqua rosa e vivagnese. Cigno, che costellazione è Arakashi Shaka? Cosa? Cioè, Virgo? Vabbè, andiamo avanti con il discorso. Arakashi Shaka, Pegasus, Aries, quindi c'è sia Aries che Shion. Quindi automaticamente Sion e Shion, come lo vogliamo chiamare, automaticamente è diviso in due parti. Quindi, se vogliamo Sion e non vogliamo Mu, dobbiamo andare a pullare su Sion. Non dobbiamo andare a pullare su Mu. Anche se comunque Sion è Ariete, ma dobbiamo andare a pullare su Sion, non su Mu. Cioè, la cosa è sconvolgente. Vabbè, non fa niente, sconvolgiamoci. Quindi, andando avanti con il discorso, Aries, Tauro, Tauro, il mio Gemini, ciao! Non mi servi. Mi serve Scorpione. Dov'è Scorpione? Scorpione, Virgo? Ok, quindi quello là non era. Vabbè ragazzi, mi sono rotto i coglioni, voglio pullare su Leo. Quindi cerchiamo, cerchiamo, cerchiamo Leo.
che non uscirà mai. Non so perché il personaggio uno dei più rari, cioè nessuno ce l'ha Leo. Non si capisce perché Leone non voglia uscire. Ma noi ora uscirà, vero che uscirà, vero? Uno, due, tre, carambola! Che sorpresa! Coriandoli, botte non significa niente. B e B. B e A. Che bello! Ora sì che sono contento. Quindi, dopo aver pullato un coso totalmente inutile di cui me ne sbatto totalmente i cocones, come si suol dire in Inghilterra, vi faccio vedere un'ulteriore cosa che serve, ovvero quando pullate una volta alla settimana un personaggio di grado A. Quindi volete fare fighi, non che volete fare fighi, ma volete gemme gratuite, potete condividere la foto su Facebook e quindi automaticamente vi darà la bellezza di 30 cristalli per aver condiviso la foto su Facebook. Yatta! E come questo ci sono anche altri vari piccoli scenari nel gioco in cui condividendo la foto vi darà i cristalli. Quindi ragazzi, per questo, cioè vedo l'audio che diventa rosso quando batto le mani, quindi significa proprio punto critico per l'orecchio. Quindi il mio video fantasioso, fantastico su come installare, stavo dicendo Holly e Benji, su come installare i Cavalieri dello Zodiaco è stato fatto. In questi giorni ho avuto tante di quelle disgrazie che non si possono contare neanche su 80 mani, non si riescono a contare. Quando mi riprenderò, se mi riprenderò e soprattutto se stasera avrò voglia, ho pronto, in realtà già l'avevo fatto, un video sulla tier list di Capitan Tsubasa. Ma non l'ho mai pubblicato perché sono 40 minuti di parlata e penso che 40 minuti siano troppi. Quindi nel caso in cui venga in me la voglia di rifare il video, di essere più sbrigativo o di tagliarlo o di fare qualcosa, uno dei prossimi video in programma è appunto la tier list. Quindi quali sono i personaggi migliori, quali sono i personaggi peggiori su Holly e Benji. Per quanto riguarda i personaggi migliori e i personaggi peggiori di Saint Seiya, ve li dico proprio veloce, senza bisogno di fare tier list o video. Il migliore è Saga, semplicemente Saga di Gemini, semplicemente perché fa danno a tutto il team, quindi danno AoE, ovvero ad area. Il secondo è Pesci, Afrodite, perché praticamente è quasi one shot, cioè praticamente fa un colpo, lancia la rosina e la seconda rosina si è morto. O altrimenti, come terzo, c'è Milo di Scorpio. Milo si potenzia al primo turno l'unghietta con cui deve fare lo Scarlet Needle e al secondo turno praticamente vi one shotta. Quindi la differenza fatale è che tra Pesci l'ho provato una sola volta, quindi non ne sono proprio pratico. Però sistemato bene, con le turnazioni bene, con i personaggi di supporto bene, riesce a lanciare, praticamente a one shottare tutti quanti senza problemi nel giro di 3 secondi, mentre Milo ha bisogno, diciamo, di target singolo, è un pochino più gna 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 gna, un pochino più stressante. Quindi ci calcoliamo come Gemini, Saga di Gemini, primo posto perché colpisce AoE, ovvero tutti quanti, secondo posto Afrodite dei pesci, perché non ho ben capito come funziona, so solo che lancia le rose a destra e manca e sembra una cosa improponibile. L'ho provato 10 minuti e però andando a leggere comunque i vari siti e le varie statistiche, quindi non sono statistiche create da me, ma statistiche create da chi ci sta nerdando come i porci, mettono Afrodite secondo e come terzo c'è Milo. Quindi Aquarius non c'è proprio, cioè Aquarius è proprio pisciato, non ci sta proprio, anche perché Aquarius l'unica cosa essenziale che fa è ghiacciare gli avversari e quindi renderli inutili per un turno, quindi non è propriamente il top in quanto a danno, ma magari è il top in quanto ad utilità, in quanto crea un fastidio ghiacciando gli avversari. Logicamente il ghiaccio non è 100%, ma c'è possibilità di attivazione, quindi è un po' una cosa che può scocciare, non è propriamente il massimo dell'utilità, ma è il mio preferito, quindi sciappappà e papà. Sto portando in contemporanea avanti, dico avanti perché sono livello 16, due account, uno con Milo, uno con Aquarius. Spero che prima o poi mi escano Aquarius e Milo sullo stesso account in modo da poterli giocare insieme. Ragazzi, che dire, per questo video è tutto. Spero che vi sia stato utile su come installare il gioco, anche se comunque l'ho spiegato proprio ed è semplicissimo, cioè voglio dire, ci si deve perdere giusto 3-4 minuti di tempo per capire la meccanica. Per questo video è tutto. Se avete problemi, se avete bisogno di una guida extra, mi contattate come fate di solito. E per questo video è tutto, ci becchiamo alla prossima!
Adios!